Mario avrebbe fatto un'indagine su un bombardamento che avrebbe costretto il ministro alle dimissioni. Io mi sento una madre offesa, nella sua intelligenza. Nessuno crede a questo suicidio. All'inizio dell'estate avevamo tutti molta speranza rispetto alle nuove denunce che voi avete presentato. Poi è arrivata l'archiviazione. Cos'è successo? La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione, l'ha chiesta, però adesso dovremo vedere le motivazioni, sicuramente presenteremo un ricorso, questo è poco ma sicuro. E noi come genitori continueremo a chiedere esattamente ciò che abbiamo chiesto fino adesso, cioè delle verità credibili. Anche in Colombia c'è stata un'archiviazione e le due archiviazioni sono capitate in due momenti molto particolari per i due paesi. Ce lo spiega? Intanto sono capitate subito dopo questa denuncia che noi abbiamo fatto all'ONU e poi sono capitate in due momenti dove c'è un vuoto legislativo completo. Il giorno 19 era il giorno in cui non c'era governo in Italia. Anche in Colombia capitava che questa archiviazione veniva chiesta nel momento in cui c'era un vuoto legislativo perché non si era ancora insediato il nuovo presidente. Signora, cosa è emerso dal lavoro giornalistico della collega colombiana Duque che poi vi ha indotto a presentare denuncia contro la polizia e i funzionari ONU? Era emerso che questi funzionari ONU si introducono all'interno dell'abitazione di Mario. Attenzione, ci voglio specificare questa cosa. L'abitazione era pagata da Mario. Sono rimasti all'interno 30 minuti. Questo funzionario ha prelevato materiale di Mario. Va bene, preleva materiale computer sensibile, voglio dire, telefonino e compagnia cantante, e se lo prende, se lo porta. Va alla polizia, la polizia fa i propri rilievi, ma lui, Thompson, non rilascia le chiavi al proprietario. Ritorna dopo 24 ore, pulisce l'appartamento, ma la cosa più, secondo me, più grave è che lui butta degli oggetti che sono di mio figlio, che sarebbero stati sicuramente utili all'indagine. Come si chiama il funzionario dell'ONU che avete denunciato? Dunque, il funzionario si chiama Christian Thompson. Noi abbiamo denunciato due dell'ONU, Christian Thompson e Vasquez, che sarebbe il suo superiore. In Colombia ci sono state anche ripercussioni politiche. Qual è lo scenario? Cosa è successo? Ma secondo la Duque, Mario avrebbe fatto un'indagine su un bombardamento dove sarebbero morti dei minori e chiaramente questo lo Stato non l'aveva, come dire, pubblicizzato, non l'aveva detto dicendo che appunto erano dei guerriglieri, invece erano dei bambini minori e lui avrebbe, come dire, in qualche maniera fatto una relazione su questo, diciamo, fatto. Il report su questi bombardamenti sarebbe stato, diciamo, utilizzato dall'opposizione per fare accusa diciamo, al ministro della difesa allora in carica e quindi avrebbe costretto il, ministro alle dimissioni. Cosa farete adesso? Adesso continuiamo il nostro percorso. Io mi sento una madre, come dire, offesa, nella sua intelligenza, perché non riesco a capire, tutti questi depistaggi. E mi sento, un cittadino offeso, al di là di essere madre di madre. Mi sento un cittadino offeso e nessuno crede a questo suicidio. Senta, chiederete un incontro al ministro della giustizia Nordio. Ma se sarà necessario, sicuramente sì.
Cosa chiediamo al nuovo governo? Chiediamo che non ci siano delle, come dire, delle specifiche politiche. Il caso di Mario, il caso di Giulio Regeni, il caso di Andy Rocchelli, il caso di tanti giovani che muoiono all'estero non hanno un colore politico. Sono dei cittadini italiani che sono all'estero. Nel quotidiano, ogni giorno, vengono infangati questi ragazzi. Vengono sempre, è sempre colpa della vittima. Sempre colpa della vittima.